Ciao a tutti e bentornati sul canale. Oggi faremo insieme i biscotti gran cereale e vi assicuro che sono uguali, sono senza uova, senza latte e senza burro, sono anche molto molto più sani. Vi occorreranno 80 g di fiocchi di avena e 15 g di riso soffiato, un tritatutto dove andremo a mettere due ingredienti all'interno e andremo a tritare un po', non troppo, infatti io vado a tritare proprio a step. Vi ricordo che tutti gli ingredienti li trovate giù nell'info box. A questo punto, dopo aver tritato, vado a mettere gli ingredienti all'interno di una ciotola ben capiente e ci vado a mettere anche 100 g di farina integrale. Potete anche utilizzare la farina che preferite. E poi ci vado a mettere all'interno 40 g di zucchero di canna. Potete anche utilizzare lo zucchero semolato. Due cucchiaini di lievito in polvere, che equivalgono a mezza bustina di lievito, un pizzico di sale e anche 60 g di olio. Adesso, prima di aggiungere l'ultimo ingrediente, che è il latte di soia, vado a mescolare bene e poi infine vado ad aggiungerci anche 60 g di latte di soia. Potete anche utilizzare il latte vaccino se preferite, se non siete intolleranti. A questo punto l'impasto, come potete vedere, sarà ben compatto, ecco, si compatta facilmente. Andiamo a creare delle palline. Vi consiglio di non farle troppo grandi e una volta create le palline poi le andiamo a schiacciare per creare appunto i nostri biscotti. Cercate di compattarli bene e poi infornate a 180 gradi per circa 15 minuti. Io utilizzo il forno ventilato perché li voglio ben croccanti, però anche il forno statico va benissimo. Stessa temperatura, stesso tempo, 15 minuti. Allora ragazze, questi sono i miei biscotti gran cereale. Spero tanto che questo video vi sia piaciuto. Se è così, mi raccomando, continuate a lasciarmi tanti like, lasciatemi anche un commentino qui sotto se li fate e fatemi sapere che cosa ne pensate. Io vi mando un grossissimo bacio e ci vediamo presto in un prossimo video. Ciao! Thank you.